siamo esseri umani, non che siamo animali. 2011, Piazza della Dalmazia, Mercato Centrale. Ora qui, sempre a Firenze, senegalesi stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Napoli, non si siede mai. Come mai sempre a Firenze? Qui in Firenze sono una città razzista, te lo dico io. Nessuno si permetta di dire che Firenze non è una città aperta e inclusiva. Hanno sbagliato. Io sono venuto come un responsabile e io chiedo umilmente scusa perché mi vergogno. Will you lift me up if I'm ever going down? I know you got a heart of gold. May you find it now. Let's start chasing sunsets while the city burns. I said a lot of things, but I never meant to hurt you. Salma di Idi Dien che vola e torna verso il Senegal, e questo è l'ultimo capitolo anche nella bella scheda di introduzione realizzata da Chiara Elci, perché Firenze si è stretta poi in definitiva intorno a questa persona. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Noi parleremo di questa storia, lo abbiamo già fatto ripercorrendola in queste veloci immagini, una storia che racconta di una città, Firenze, che si è stretta proprio nell'ultimo ricordo a Idi Dien, e adesso in qualche modo si interroga anche sul futuro di questa importante comunità che sta tra le mura della nostra città. Ne parleremo con DNDI, che è assessore a Scandicci, ma anche presidente dell'Associazione Senegalesi di Firenze e del Circondario. Buonasera. Buonasera, Alessio. E buonasera e bentornata a Sara Funaro, assessore del welfare di Firenze. Buonasera. Buonasera. In collegamento con noi abbiamo anche Nicola Novelli, che è direttore del quotidiano online 9 da Firenze. Buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Allora, vorrei partire da DNDI per partire dalla fine. Com'è stato l'ultimo saluto a Idi, da una parte, e però anche poi a chi rimane? No? Il dolore si dice sempre di chi rimane, e quindi della moglie, insomma, lo abbiamo visto anche nell'ultima immagine, ma forse è il messaggio più bello che è arrivato anche da Firenze. L'ultimo saluto da Idi è stato un saluto tranquillo, come avrebbe voluto anche lui, un saluto intimo, perché è stato un momento dedicato piuttosto alla famiglia, ma abbiamo cercato di permettere anche alla moglie di poter dare un ultimo saluto al marito, perché fino ad ora non l'aveva ancora visto, quindi è arrivata Ken e ha avuto quel suo spazio, quel suo momento. Quindi era significativo, perché oltre alla presenza dell'imam c'era il rabbino, c'era anche il vescovo che era lì presente. E io terrei a dire che questo potrebbe essere anche l'immagine del Senegal, perché come sapete in Senegal, certo, abbiamo il 90% della popolazione musulmana, ci abbiamo anche i cattolici e l'animismo e non solo. Quindi questo messaggio di pace, ha accompagnato Idi anche nel momento di saluto della cittadinanza alla cappella Commiato. Infatti in questo, secondo me, Sara Funaro, ci sta un po' una parabola, no? Come succede nelle grandi storie, non voglio fare troppa retorica rispetto a questo, però si era cominciato rispetto a un omicidio odioso, insomma, poi al di là della matrice, poi ne parleremo anche soprattutto con Nicola Novelli, ma al di là della matrice, insomma, un omicidio in pieno centro, una città come Firenze che non è abituata e non vuole abituarsi ovviamente a certi episodi, da lì poi la rabbia è scaturita, però poi anche la risposta, come dire, dalla pancia, poi ci si è risposto con la testa e si è arrivato forse a una bella parabola, come dire, una storia che è partita da un punto difficile, ma è arrivato forse a guadagnare addirittura qualcosa, si potrebbe dire questa cosa? Intanto è stata una ferita forte, grossa per la città di Firenze, per l'amministrazione, ma anche una ferita personale, perché ognuno di noi conosceva Idi personalmente.
ognuno di noi aveva un rapporto. Idi non l'abbiamo sottolineata abbastanza perché ci siamo persi tutti dietro alle manifestazioni e dietro ad altro, ma Idi è stato in questo lungo tempo quello che ha accompagnato Ken anche in tutto il suo percorso di cittadinanza, era molto anche l'interfaccia nei rapporti con noi come istituzioni, per cui aveva un ruolo che era un ruolo mite, dignitoso e silenzioso allo stesso tempo, ma un ruolo cruciale di intermediario. Per cui c'era un dolore forte, c'è un dolore forte da, da parte di tutti. Forte, forse, no? È chiaro che era una persona molto amata e un omicidio fatto in questa maniera non può che lasciare paura, sconcerto, rabbia e soprattutto tanti punti interrogativi a cui non riusciamo, nessuno di noi riesce a rispondere. La cosa che ci è dispiaciuta e sulla quale abbiamo cercato tutti di lavorare perché questo non avvenisse è che ci fossero tutta una serie di cose collegate all'immagine di Didi, che invece era un uomo mite, come è stato chiamato anche nel giorno del funerale, l'uomo del sorriso. Tanta rabbia intorno a lui non stava con la sua immagine. Per fortuna, dopo un lungo percorso, Firenze però è riuscita a dimostrare quello che è. Che è una città coesa, che nei momenti di dolore si può stare tutti insieme. La manifestazione di sabato ne è stata l'esempio in maniera forte. C'è stato un grandissimo lavoro da parte della comunità senegalese per fare in modo che questo avvenisse, ma è venuto fuori un'immagine di migliaia e migliaia di persone che insieme in maniera pacifica si abbracciavano intorno a Idi e si abbracciavano intorno alla città di Firenze. Questo penso che sia l'immagine più bella e più forte. Ecco, di questo volevo chiedere anche a Nicola Novelli, poi parleremo insomma anche della vostra posizione che avete assunto anche nel vostro quotidiano online, però visto che insomma siete sapientemente abituati a trattare diciamo le questioni fiorentine, volevo chiederti insomma quale potrebbe essere il titolo per quella manifestazione che c'è stata sabato, no? Perché vedere 10.000 persone di tutte le etnie, le razze, insomma sfilare per le strade fiorentine non è una cosa da tutti i giorni, soprattutto per Firenze è una bella immagine, no Nicola? Condividi? Sì, è stata l'inizio di una riappropriazione della memoria di Idi, della vittima, che sta continuando, ho la sensazione, anche in questi giorni. Se vi è capitato di passare sul Ponte Vespucci, io ci sono passato anche stamattina, continuano a essere depositati fiori, biglietti di memoria. Stamattina io ho visto una grande sagoma bianca con un cuore rosso sul petto, quindi i fiorentini non solo sabato, ma anche nei giorni successivi, anche oggi, continuano a manifestare il loro sentimento. D&D, non è stato nemmeno facile arrivarci con la manifestazione di sabato, no? Perché ci sono state diverse tensioni e anche diverse posizioni anche all'interno della stessa comunità. Poi un plauso ovviamente agli organizzatori, alla stessa D&D, insomma lo diceva prima anche Sara Funaro, no? Per come è stata gestita la cosa, poi la risposta è stata unanime e positiva da tutte le parti, insomma si è evitato che ci potessero essere altri scontri o che qualcuno potesse strumentalizzare quella manifestazione. C'erano tutti gli elementi che potevano portarci a non fare la manifestazione, perché dopo, all'indomani di quello che è successo, cioè il martedì, abbiamo visto la reazione di alcuni ragazzi in città. Quindi, però, in seguito a quello c'è stata anche una risposta, non solo della comunità che si è distaccato di quelle eventi lì, ma è venuto anche qui l'ambasciatore a portare un messaggio del Presidente della Repubblica, e durante questo messaggio lui stesso ha detto che noi condanniamo tutti i tipi di violenza. Ciò non vuol dire però non vogliamo sapere che cosa è successo, ci fidiamo di quello che ci stanno dicendo gli inquirenti, però cercheremo di parlare con i ragazzi, di tranquillizzarli, però vogliamo sapere cosa è successo. Bisogna capire anche che in quel momento c'era la paura. Terzo senegalese ucciso, nello stesso modo, perché l'arma era quella, sì. L'strumento era quella che è stato usato. Quindi in quel momento bisogna capire anche la reazione dei ragazzi. La manifestazione fino all'ultimo non sapevamo se farla... Perché c'erano tanti elementi che erano davanti, bisogna prendere delle decisioni importanti, e le decisioni finali le abbiamo prese in pochi, ma coordinandoci, riflettendo, perché si fa? Perché si fa? Erano tutte domande che si e come si fa? Partendo da queste domande, quindi
La domanda non ti riguarda soltanto, la cosa non ti riguarda soltanto te, riguarda tutto un insieme. Certo. Perché dentro c'erano i bambini, dentro c'erano le donne, dentro c'erano gli uomini, c'era tutta una città e tutta una comunità. E c'era anche l'occhio fuori in Senega che ci guardava. Bisognava fare qualcosa. Manifestazione andava fatta, ma come andava fatta? Lo facciamo chiamando la questura che lo gestisce oppure lo facciamo gestendolo noi stessi? Quindi ci siamo messi lì insieme agli altri presidenti delle associazioni dei senegalesi in Toscana, ci siamo coordinati dicendo a ognuno di prendere la propria responsabilità, perché sappiamo i ragazzi che vivono qua, sappiamo quelli che vivono fuori, ci siamo organizzati in collaborazione anche con diciamo c'era CGL, c'era Arci, c'era Caritas, c'era Cospe, tutti coloro che lavorano anche con i migranti. Ma soprattutto ci siamo coordinati con le autorità, con l'amministrazione comunale in persona, perché quando è successo le prime persone che sono state contattate erano Sara Funaro e il sindaco, coloro che avevano a che fare con i D fino all'ultimo, con la questura uguale, con i questori uguali, con i prefetti uguali, quindi c'era un coordinamento, le informazioni, quello che faceva uno lo sapeva l'altro. E quello che la consapevolezza di farla in quel momento andava fatta, non soltanto per noi, ma soprattutto per i D, perché i martedì quando abbiamo chiamato il presidio non si è parlato di lui, si è parlato di altro e volevamo che quel momento fosse soltanto di i D e per quello tanti senegalesi hanno risposto, perché i senegalesi quando si organizzano manifestazioni ci sono perché sanno che cosa sono i diritti, sanno che cosa sono i doveri. Chiaro, chiaro. Quindi questo è stato l'approccio seguito. E infatti poi alla fine tutto ha funzionato, tutto è filato liscio, se non che Nicola Novelli, come dire, si è scoperto anche il nervo di una Firenze nel servizio, nella rabbia, si diceva Firenze è una città razzista. Ora di questo ne parleremo anche all'assessore Funaro, ma voi con il vostro giornale online avete preso una posizione chiara, lì poi chiaramente sui social network non si muovono soltanto Fiorentino, sarebbe anche difficile capire chi scrive un messaggio, però a un certo punto voi avete deciso anche, come dire, contromercato, verrebbe da dire, per quanto vi riguarda, ovviamente visto che lavorate tanto sul web, sì, di prendere una decisione importante. Ce lo vuoi raccontare? Sì, abbiamo constatato un crescente nervosismo nei commenti alle nostre notizie diffuse attraverso la pagina Facebook di Nome da Firenze. A partire da, diciamo, l'inizio della campagna elettorale, in cui gli animi dei nostri elettori si sono accesi. Tutto però è degenerato dopo il delitto del 5 marzo, perché da quel momento in poi davvero abbiamo visto quasi impazzire i commenti. Non è necessario che tutti i commenti siano razzisti. Se i nostri lettori, dibattendo su una singola notizia, si trovano a confrontarsi con uno, due, tre soggetti che esprimono opinioni razziste, la libertà di dibattito degenera. E avevamo il dovere di tutelare i nostri affezionati lettori, i nostri consueti lettori, da queste intrusioni che ogni giorno che passava si facevano sempre più manifeste. Ci siamo guardati intorno per capire se era un fenomeno che colpiva sfortunatamente soltanto la nostra testata e abbiamo constatato che anche nelle pagine di molte altre testate online, fiorentine e non, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni si sono diffusi questi fenomeni di disturbo, di molestie, anche organizzate attraverso la creazione di profili personali fasulli, cioè con nomi e cognomi di fantasia, quindi realizzati appositamente per disturbare, appositamente per imporre una visione del mondo e schiacciare l'opinione degli altri. A questo punto abbiamo deciso di sospendere la pagina per qualche giorno, anche per lanciare un messaggio agli addetti ai lavori, e cioè che bisogna intervenire per garantire sia le testate giornalistiche, sia forse anche Facebook, garantire l'agibilità democratica, si sarebbe detto molti anni fa, del dibattito civile. Assolutamente. Altrimenti non si può più parlare. Assolutamente. E anche per chi fa informazione diventa difficile informare quando la controinformazione è tanto forte, no? In qualche modo è tanto organizzata. Funaro, Firenze è una città razzista, non c'è molto da aggiungere. No. No, lo dico con molta convinzione, perché lo ha dimostrato in più di un'occasione, lo ha dimostrato sabato alla manifestazione
E lo hanno dimostrato anche i commenti arrivati in maniera molto molto forte, molto corale, di tanti cittadini reali anche sui social, non di profili fake. Porto un esempio: quando io personalmente ho fatto il primo post di cordoglio e di vicinanza a Idi, quando il sindaco ha fatto quel post dove ha riepilogato tutta la vicenda fino ad arrivare a dare il cordoglio, i commenti che abbiamo avuto dai cittadini anche sui social sono stati commenti, tranne qualche piccola intrusione, ma per la maggioranza commenti estremamente positivi, estremamente di vicinanza, di attenzione, di sensibilità. Questo non toglie che bisogna stare, tra l'altro esprimo un ringraziamento forte al sito 9 da Firenze, bisogna stare anche molto molto attenti a quelli che sono sia profili fake, che dietro hanno delle persone, certo, però, perché non è che un profilo fake si crea da solo, sono delle organizzazioni, e quello che è la violenza che si scatena sul web, che spesso non corrisponde poi alla violenza che c'è nella realtà, perché lo schermo, il computer spesso funge da filtro su dare libero sfogo a tutta una serie di istinti che normalmente non vengono agiti in maniera così forte. Diciamo, quello che noi abbiamo visto a Firenze nel concreto durante la manifestazione non è stato poi quello che corrisponde e che si vede sul web. Io penso però che su questo dovremmo fare tutti una riflessione molto più ampia, non solo a livello locale ma a livello più ampio anche nazionale, su quanto mettere e porre fine, il segnale di 9 da Firenze è molto forte in questo senso e lo trovo giusto, su quanto arginare a un certo punto quando le situazioni e i commenti degenerano e prendono una deriva che diventa realmente pericolosa e che va condannata e va fermata. Senta, abbiamo un minuto, poi lo riprendiamo anche dopo magari questo discorso, c'è ovviamente da fare chiarezza anche sull'episodio poi scatenante, no? Lì questo è un caso, insomma molto è stato detto, un matto, però un matto molto lucido, con degli intenti. Prima non erano nazisti, poi a un certo punto si è capito che aveva risparmiato le persone e ha scelto poi a chi sparare, insomma su quello c'è il lavoro della magistratura ovviamente, no? Però... Allora intanto noi, l'ho detto io personalmente in consiglio comunale durante una comunicazione, l'ha detto il sindaco in più di una trasmissione, più che matto criminale, perché una persona che arriva e tira 6 colpi di pistola è un criminale, punto. E non può essere definito in nessun altro modo. Questo è il primo punto. Ovvio che la magistratura sta facendo il suo lavoro e noi ci siamo costituiti come comune parte civile proprio per dare un sostegno e dare un segnale importante in questo senso. È ovvio che ancora ad oggi non abbiamo contezza, non abbiamo chiarezza su quali sono le motivazioni reali. Sta di fatto che un uomo è morto, sta di fatto che una donna è rimasta vedova per la seconda volta. Cioè, troppo poco ci si sofferma anche sulle persone che rimangono e la sofferenza che portano le persone che rimangono sulle spalle. Ecco, io penso che il nostro dovere sia quello di chiedere di fare chiarezza, e sono sicura che la magistratura farà questo, e di fare in modo che non si alzino tensioni tra i cittadini. La paura di alcuni nostri cittadini è più che legittima. Il rischio che si passi un messaggio di cittadini di serie A e di serie B è altrettanto alto, e noi bisogna dare segnali perché questo non avvenga, l'ha sostenuto anche il sindaco in una delle trasmissioni, l'abbiamo ribadito più volte, e la nostra presenza forte che c'è sempre stata, non è da ora che è successa questa cosa, in tutti gli anni abbiamo continuato a lavorare con le comunità sui nostri territori, perché bisogna lavorare con le comunità, perché sono parte della nostra comunità e questo è il concetto fondamentale da cui bisogna partire. Bisogna fare in modo che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e non vengano considerati di serie A o di serie B. Allora, chiarissimo, ci fermiamo per 5 minuti, torneremo sia con Sara Funare, con D&DI e anche con Nicola Novelli, perché parleremo ancora di questa questione e poi insomma cercheremo di capire anche nel futuro come possono interagire, insomma come si può rendere effettivo poi questa collaborazione, questa partecipazione diciamo tra le comunità, e però per capire anche un attimino il clima politico che stiamo respirando, perché la campagna elettorale degli strascichi di odio e rabbia, lo diceva prima anche Novelli, evidentemente l'hanno lasciata, e anche qui bisognerà mettere mano, costruendo probabilmente invece che distruggendo come è stato fatto fino ad oggi. Ci fermiamo 5 minuti, poi torniamo in studio, restate con noi.
Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando di Dien, ma insomma abbiamo parlato anche di quello che è Firenze, di come Firenze ha reagito alla tragedia che ha colpito quest'uomo e questa famiglia. Prima l'assessore di Firenze, Sara Funaro, parlava insomma di chi rimane, no? Di chi resta poi in vita e della sofferenza si porta dietro. Tra l'altro, questo volevo chiedere a Dien Diae, come dire, il destino si è accanito due volte sulla stessa persona. Allora lì verrebbe da automatico pensare che questa persona possa portare dentro rabbia, rancore, odio verso una comunità. Mi dice che sentimenti ha visto lei nella vedova di Enna? Ora vi spiego. Come si fa a ripartire, no? Per farvi capire i sentimenti che ho visto nella vedova. Appena saputo della notizia, corsa lì sul ponte Vespucci per capire che cosa si trattava. Nessuno ci ha detto che era un senegalese, morto un uomo. A un certo punto poi un africano. Via, questura. Arrivata alla questura, presentano la carta d'identità, era lui. Già quando si dice a Ponte Vespucci, PTJ, che è uno dei nostri giovani dell'associazione, colui che ha lavorato sulla sicurezza, quando gli abbiamo detto che l'incidente era successo, l'omicidio era successo in Piazza Vespucci, ha capito che era ID, perché era l'unico che ci stava lì lunedì mattina. Dalla questura il primo pensiero è stato quello di andare dalla vedova dove stava lavorando dopo aver avvertito il comune, quindi siamo andati lì a proteggerla, a prenderla dove lavorava e a portarla a casa di un'amica senegalese perché andava protetta. Questo per farvi capire, no? Perché lei oltre a sentirsi distrutta c'è anche questa paura, che cosa ho fatto di male? Certo. Perché ora lei sta lottando su questo, che cosa ho fatto di male? Da ragazzina è stata sposata con un uomo, per tanti anni non si sono visti, poi ha scoperto Firenze, che dove l'uomo ha vissuto, il marito Samba ha vissuto, dove vive con i racconti di Samba, poi ora perde anche Idi nello stesso modo, quindi lei... deve superare questo che cosa ho fatto di male. Che cosa ho fatto di male, quindi non è facile da spiegare. No, infatti ovviamente no, insomma, i sentimenti rispetto a queste cose sono difficilmente spiegabili e anche raccontabili da noi. Come dire, il cordoglio di una città intera può solo in parte, come dire, limare, no? È una goccia nel mare di quello che può provare questa persona. Però volevo capire, con Sara Funaro prima parlava, no, della possibilità di interagire di più con queste persone, di creare delle vere e proprie sinergie anche tra le comunità. Dice, insomma, quali potrebbero essere gli orizzonti in questo termine? Cioè, se questa storia dovesse avere un risvolto positivo in qualche modo, già ne abbiamo parlato rispetto a quello che la città ha dimostrato, ma anche in termini pratici, cosa si può fare in futuro? Io penso che bisogna continuare con il lavoro che abbiamo portato avanti fino ad oggi. Sul tema dell'interazione delle comunità all'interno di una città, secondo me sono pochi i discorsi da fare, ma molto i fatti. Porto un esempio concreto. Dopo la tragedia del 2011, dove Samba e Diop hanno perso la vita e altri ragazzi sono rimasti feriti, tra cui Mustafa, che è rimasto in carrozzina, noi abbiamo portato avanti sia l'amministrazione comunale precedente, sia questa amministrazione, un lavoro molto molto concreto con le persone, con Mustafa, che è uscito dalla casa domotica, è andato a stare in una casa popolare dove vive tutt'oggi, dove ha una persona che lo segue con una grande passione, una grande dedizione, l'abbiamo visto anche insieme a Die. Con Ken, con la vedova, abbiamo fatto tutto un lavoro, Ken ha trovato un lavoro, piano piano siamo arrivati, finalmente il 26 gennaio gli è stata concessa la cittadinanza, perciò azioni molto concrete, azioni che portano i cittadini a sentirsi parte di una comunità, indipendentemente da qual è il paese di origine, indipendentemente da qual è la propria religione, da qual è la propria appartenenza culturale. Nel momento in cui si vive all'interno della stessa città, il modo più semplice per arrivare all'integrazione è quello di lavorare su cose molto concrete, per cui ci sono dei bisogni di tutti i nostri cittadini fiorentini, bisogna lavorare per dare delle risposte a quei bisogni. Bisogna lavorare per la conoscenza reciproca, perché questo è un altro elemento che abbatte le paure e che abbatte i pregiudizi, è uno degli elementi più forti sui quali lavorare. Bisogna trovare anche un modo, a mio parere, nuovo di raccontare queste cose attraverso quelli che sono anche nuovi strumenti di comunicazione.
attraverso i social, perché è un linguaggio completamente diverso rispetto a quello che è il contatto immediato. Però penso che il lavoro più grosso da fare sia quello su azioni molto molto concrete e reciproca conoscenza, perché è il motore più forte. Sì, prego. No, dicevo, su questo comunque c'è anche una grande responsabilità da parte mia, visto che sono anche la presidente, nel senso, dopo la manifestazione, non so chi di voi c'era, siamo rimasti lì fino a tardi, perché i ragazzi sono venuti verso di noi, io, Mamadou, Petit, e ci hanno chiesto, è arrivato il momento ora di chiamarci, siamo qui, siamo in tanti, possiamo fare tante cose, vogliamo fare qualcosa, però non vogliamo soltanto essere lì a essere dipinti come ci hanno dipinto fino ad ora. Quindi già il fatto che i ragazzi giovani si siano avvicinati per dirci questa volta vuol dire che dobbiamo aprire dei percorsi di lavoro anche con l'amministrazione, visto che... Quindi io penso che ora è arrivato il momento anche di poter avviarci a quello che sta dicendo anche l'assessore Funaro, perché il clima, il contesto ce lo presenta, ce lo permette, perché i ragazzi sono pronti a poter fare tante cose, abbiamo la possibilità di farlo, aiutiamoli a farlo. Novelle, pensare che tutto è nato da una campagna elettorale dai toni davvero davvero molto molto caldi, no? Lo slogan prima l'italiana a un certo punto è diventato, era quello che campeggiava più spesso sui social network. Quanto ha contribuito secondo te a, come dire, a inasprire i toni, no? In senso generale. Sì, allora, noi come giornale, come un giornale, nel caso specifico giornale online, siamo chiamati, abbiamo il dovere di registrare i fenomeni sociali, no? Quindi da questo punto di vista ti dico, registriamo un'escalation di linguaggio violento, sia su temi politici, ma anche su eventi di cronaca, cioè i commenti razzisti noi li abbiamo visti anche su i comunicati della questura o dei carabinieri che annunciano l'arresto di un cittadino non italiano, sono episodi che sono capitati frequentemente. Quindi obiettivamente si sono verificati degli episodi che riteniamo di dover indicare all'opinione pubblica come preoccupanti, anche perché io non credo, no, in queste distinzioni un po' da media nazionali, la città è razzista oppure la città non è razzista, ci sono infinite vie di mezzo. E poi si può decidere qual è il grado di allarme che richiede l'intervento. Secondo noi dobbiamo aprire gli occhi e fare attenzione, ecco. È arrivato il momento per farlo. Scusa, posso fare un'integrazione rispetto agli aspetti positivi che noi abbiamo comunque rilevato in questa vicenda? Ce n'è uno, cioè che i sistemi di sicurezza hanno funzionato. La capacità di intervento delle nostre forze di sicurezza, nel caso i soldati, è stata eccellente, anche per la circostanza fortunata che le pattuglie di strade sicure che tutelano il consolato americano si trovavano a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Ma certamente il fatto che i soldati da folgore, armati di arma da guerra, grazie all'indicazione dei passanti, siano riusciti a intercettare l'omicida in via Melegnano, cioè a 100 metri di distanza dal luogo dove si è verificato il delitto, a identificarlo, senza che mostrasse l'arma, a disarmarlo, questo è un aspetto estremamente positivo e dobbiamo essere grati ai soldati della Folgore che sono riusciti a fermarlo, perché ci resterà sempre il dubbio che se non ci fosse stata la pattuglia pronta a intervenire e capace di disarmarlo, noi non sapremo mai che cosa avrebbe potuto succedere. Assolutamente. Il dubbio resterà sempre. Ricordo che a altri 100 metri più distanti, in via Palazzuolo, al crocevia, c'è un grande ritrovo della comunità somala, per esempio. Assolutamente, no, hai fatto bene a sottolinearlo, perché questo è un aspetto importante, visto che riguarda la sicurezza delle nostre città, tema sempre molto attuale. Funare, però, la domanda che volevo fargliela anche a lei sulla questione politica, nel senso, si raccoglie anche i frutti di quanto è stato seminato in questo mese, due mesi, secondo lei? Allora, è chiaro che c'è stata una campagna elettorale molto centrata su temi che prendono la pancia delle persone in maniera molto forte. Il tema dell'immigrazione sicuramente è stato uno di questi. Ovviamente non voglio fare in questa sede un ragionamento nazionale, perché non è il momento e non è neanche il luogo.
La risposta che è arrivata da Firenze, da questo punto di vista, è stata una risposta più moderata rispetto ad altre realtà, perché probabilmente c'è un lavoro che va avanti da tanti anni, c'è anche un po' un atteggiamento dei cittadini fiorentini verso i temi sociali in generale, che è un atteggiamento più aperto, più accogliente. E sta di fatto che secondo me va fatto un lavoro che è su un doppio binario: da una parte lavorare in maniera forte con le comunità, ma dall'altra parte dare delle risposte a tutti quei nostri cittadini che si sentono insicuri. Perché cittadini che si sentono insicuri, cittadini che non si sentono protetti socialmente, dico non protetti da un punto di vista di sicurezza, ma da un punto di vista sociale, sono più facili prede di certi populismi. I cittadini che invece sentono delle risposte, che sentono la vicinanza delle istituzioni, ovviamente riescono a ragionare con molta più calma. I populismi possono diventare in alcuni casi estremamente pericolosi e su questo bisogna starci attenti, perché il messaggio che viene passato è anche di quello di una fatti giustizia da solo, e questo è passato nelle campagne elettorali, che poi ha dei risvolti che possono diventare drammatici. Sono le istituzioni che devono garantire la sicurezza dei cittadini, sono le istituzioni che devono aiutare insieme al mondo dell'associazionismo a garantire la giustizia sociale dall'altra parte, e bisogna lavorare in maniera molto forte su questo. Tra l'altro ci aggiungiamo insomma che come dire, avere le armi in casa non aiuta, e di sicuro anche visto in questo senso anche in campagna elettorale se ne è parlato spesso, e insomma c'è qualcuno che di fatto come dire spinge alla possibilità di tenere in casa le armi, sicuramente poi messe nelle mani di qualcuno che non è completamente lucido, o come in questo caso è un criminale, come diceva giustamente prima Sara Funaro, purtroppo si aumenta il rischio, no, che possono succedere cose del genere. Siamo quasi in chiusura, faccio un giro veloce. D&DI, questo, come dire, il ricordo di Idi con la targa commemorativa, il lutto cittadino e poi ovviamente anche i familiari che rimangono, si aggiungerà alle altre storie, alle commemorazioni di Piazza Dalmazia che ogni anno sono molto partecipate e come dire, raccolgono anche tanta popolazione. Si può immaginare, sperare che i prossimi 10 anni, quanto sono corsi da uno all'altro, insomma, i prossimi anni si possa evitare di aggiungerne un altro, cioè il senso è cercare di, come dire, creare degli anticorpi, no? Avere degli anticorpi rispetto a queste cose. Ma l'obiettivo della manifestazione era anche quello, per dire ora basta, basta con la dignità, perché abbiamo messo in centro l'uomo, centro i diritti umani, perché lì il fatto che c'erano anche donne e bambini era un simbolo di, vabbè, la morte, poi c'è l'inizio, poi c'è una continuità perché c'erano anche gli anziani. Quindi volevamo mettere al centro l'uomo. Quindi io penso che chiunque sta incitando all'odio e al razzismo, e non solo, dopo aver visto quell'immagine dovrebbe fermarsi, perché è troppo facile dire che li rimandiamo a casa, ma non si può rimandare tutta quell'ondata di persone che c'erano. Abbiamo fermato alcuni, potevano essere di più, perché a livello nazionale soltanto i senegalesi sono più di 105.000 a livello nazionale. Aggiungiamo altre nazionalità. Comunque volevo approfittare di questo, visto che siamo nella chiusura, per ringraziare tutti coloro che hanno aderito, tantissime persone, tantissimi organismi, anche internazionali. Ora manderemo una lettera di ringraziamento a tutti, ma tantissimi cittadini, anche fiorentini. Alla cappella Commiato c'era un signore che era lì, mi diceva: io ora che dico a mia mamma, da 7 anni Idi portava il pane alla mia mamma mi sta chiedendo dove Idi, e gli ho detto è andato in Senegal. Quindi questa è la risposta che do a quelle che abbiamo fatto. Quindi hanno scelto una persona sbagliata, cioè una persona che non era amata soltanto dai senegalesi ma dai fiorentini, i commercianti lo stanno piangendo. La comunità senegalese ha dimostrato che ha la capacità di essere dignitosi nel momento dolorosi, ma è una comunità che conosce anche quali sono i suoi diritti e i suoi doveri. Io penso che questo, chiunque sta incitando all'odio e al razzismo, deve fermarsi e fare conto con questa cosa qui. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, io ringrazio i miei ospiti, parto da Nicola Novelli, grazie, direttore del 9 da Firenze, grazie. E complimenti anche per l'iniziativa, insomma, di cui abbiamo parlato nel corso della puntata. Grazie mille a Sara Funaro, grazie a D&DI, e complimenti a entrambi, insomma, anche per l'organizzazione della manifestazione di sabato. Non era facile, ma insomma tutto è andato per il meglio, è stata una grande risposta da parte della città, insomma, a quanti appunto inneggiano all'odio, e non solo sui social network e su tanti altri canali. Grazie a tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti.